Buon 25 aprile e benvenuti e buon... Ciao a tutti, benvenuti su Pepita TV e soprattutto buon 25 aprile. Bene. Buon 25 aprile, Ciuciu. Anche a te, aprile. Facciamo una cosa che non era da un po' che non facevamo, cioè parliamo di un paio di fumetti. Faccio una piccola parentesi, parliamo di fumetti perché ovviamente parliamo di fumetti che sono nella nostra biblioteca, cioè Comics, che come sapete o se non lo sapete lo state per scoprire adesso, è una biblioteca che abbiamo qua fisicamente nella nostra sede di Pepita Ramone in Piazza Valori a Genova, ma che in realtà esiste anche online, anzi soprattutto online, perché qua abbiamo una piccola selezione, mentre online sul catalogo che trovate su checkcomics.it o anche passando attraverso il sito di Pepita Ramone ci sono più di 3000 volumi che voi potete scartabellare e ordinare e venire a ritirare poi qua da Pepita Ramone o addirittura ve li portiamo anche a casa. Che lusso! Ho un video speciale quindi sul 25 aprile. Anzi, non è un video sul 25 aprile, ma diciamo usiamo un po' la scusa perché sarà il 25 aprile. Esatto, usiamo la scusa del 25 aprile per parlarvi di due fumetti che in un modo o nell'altro diciamo possono essere inerenti o comunque interessanti in questa giornata. E questa è una cosa che mi interessa molto dire perché spesso i fumetti ancora da una grossa fetta di persone vengono visti come una letteratura di serie B, se non C, D, quando in realtà ci sono fumetti e fumetti come per tutte le altre cose e ci sono tantissimi fumetti che, o graphic novel, insomma comunque libri illustrati di vario genere che trattano argomenti molto importanti, molto significativi e che secondo me lo fanno in una maniera tra l'altro particolarmente efficace. Infatti uno di quelli di oggi in particolare. Comunque procediamo. Ne abbiamo due. Uno particolarmente simpatico, diciamo. Diciamo più comico. E comico amaro. Sì. Un pochino. Sì. E un altro che invece è prettamente amaro. È molto. Partiamo da quello prettamente amaro, poi le risate ce le facciamo dopo. D'accordo. No, non lo so. No, vabbè, partiamo da quello più... cioè, più pugno nello stomaco. Esatto. La fatteria dell'animale di Antonucci e Fabbri, disegni di Boscarol. Questo è particolarmente amaro, è particolarmente un pugno nello stomaco. Prima gli animali, come... Allora, ovviamente io inizialmente pensavo che questo fosse proprio la trasposizione della fattoria degli animali di Orwell no. In fumetto, cosa che invece non è. Diciamo che è una dedica. Sì. Ce l'ha in mente la fattoria degli animali, ma prende poi spunto dalla realtà. Sì. Decisamente, la fattoria degli animali è comunque... tra l'altro uno dei miei romanzi preferiti, sicuramente nella mia top 20, forse anche nella top 10, sì, l'avevo molto adorato e vabbè, non c'è bisogno credo di spiegare cosa sia il fattore degli animali, comunque il romanzo di Orwell che usa, parte da una storia che potrebbe essere la storia di una fattoria ma in realtà è tutta un'allegoria politica, storica, sociale ed è quello che succede anche qua perché in realtà appunto non è la trasposizione della fattoria degli animali però l'ambientazione è la stessa, si è in una fattoria di animali. Sì, anche se parte da un essere umano. Parte da un essere umano. E quindi è forse una decadenza, proprio c'è cioè un continuo scendere verso il basso. Sì, cioè sì. Già l'essere umano fa schifo, nel senso che te ne accorgi, pensi poverino, le prime due pagine pensi poverino che bravo che è, poi no. No, fa già schifo l'essere umano. Sì. E poi man mano c'è un... decadere sempre di più verso uno schifo sempre maggiore, che però è mascherato dalla propaganda. Esatto, dall'apparenza. Dall'apparenza. Questa apparenza, l'apparenza riguarda questo famoso mulino,
perché poi devono dare soldi per questo famoso mulino, sì. Tutti si tassano per dare soldi per questo famoso mulino, perché il mulino serve alla comunità. Deve essere inaugurato il 25 aprile, tra l'altro. Tra l'altro. Cioè, questo dettaglio. Ah, ok, sì. Non me lo ricordavo. Sì, sì, sì. In realtà questo mulino non esiste, è una facciata di cartapesta, come nei vecchi film western, dove tu vedevi i due che duellavano e le case ai lati di questa strada, e le case stavano su con le assi. È un po' questa cosa qua di tenere su le apparenze con le assi, è una roba che comunque gira e secondo me è importante, ci vuole sostanza, nel senso anche tante parole a volte non servono se poi coi fatti non porti avanti. E tanto meno se le tante parole non solo non sono seguite da dei fatti, ma soprattutto se in realtà sono seguite da dei fatti, ma servono per mascherare dei fatti, perché poi quello che succede qua. Allora, questa non è una storia, diciamo, non è ispirata a una storia vera, o comunque non è l'allegoria di una storia vera, ma è di una storia realistica e comunque verosimile. E diciamo non ci sono nomi o indicazioni specifiche a personaggi reali, ma il maiale protagonista di questa storia è il capitano. Sì, io non dico nient'altro perché non voglio comunque. È vero. Non dico nient'altro. Il capitano. E non Totti, comunque. Non Er Capitano. Che okay, non Er Pupone. Esatto. Sì, non stiamo, diciamo, a raccontare la storia, perché poi lo scopo di questo video è anche che voi siate ispirati a leggervelo. Però sì, diciamo il concetto dell'apparenza, quindi quello che stavi dicendo, è quello che traspare di più, quindi della propaganda, delle belle parole, delle facciate usate per nascondere quello che in realtà c'è dietro, che tendenzialmente è uno schifo. Sì, o è l'inesistenza, esatto. O è veramente la parte peggiore di persone, animali, cose, nel esatto. Senso. E infatti il motivo per cui secondo me questo è molto bello e mi è piaciuto tanto, è un motivo per cui tu mi hai anche detto che in realtà hai fatto un po' fatica a leggerlo, ma sì. Questo ci arriviamo, però che secondo me lo rende veramente bello, è il fatto che la narrazione, come potrebbe essere in un film o comunque in una, cioè mixando immagini e parole è possibile farlo, quindi come potrebbe essere in un film, in una serie, in un video di qualche tipo, c'è una narrazione che è come una voce fuori campo, esatto. Che racconta delle cose, che è la propaganda, quindi che racconta che tutto va benissimo, che la fattoria finalmente è di nuovo in pace, tutti sono felici e tutto va bene, eh? E poi c'è l'immagine che invece racconta quella che è poi la realtà vera e propria, e quindi che la fattoria sì è tranquilla perché c'è la repressione e che tutti sono felici perché devono mostrare sì, un certo tipo di faccia, se no vengono malmenati, esatto. E questo è appunto possibile, questo tipo di racconto così risulta molto forte, risulta anche quindi molto pugno nello stomaco, ma è possibile proprio mettendo insieme immagini e parole, mentre ovviamente in un romanzo, in un libro, questo non si può. Si dovrebbero usare altri metodi narrativi, sì. Che ovviamente possono essere efficaci e stupendi, non voglio adesso fare questo tipo di paragone, però secondo me questo risulta, quindi una lettura veloce ma che ti dice subito tantissimo. Esatto. Ti dice proprio subito tantissimo. Ma mi è piaciuto questo fatto che con le parole raccontava una storia e con i disegni ne raccontava proprio un'altra, sì. Nel senso, mi è piaciuta, la difficoltà era mia col fatto di mettere insieme queste due cose. Continuavo a pensare, sta mentendo, sì. È terrificante per questo motivo, ma per me, nel senso, per come no, sono sì, fatta sì, io. Ma, in realtà secondo me però è anche un po' lo scopo, poi sì. Ti fa fare fatica, ma perché deve esserci la fatica, perché sì. Perché appunto cioè il centro di questo libro è proprio che vengono dette delle cose, ma ne vengono fatte delle altre, o vengono esatto. Mascherate, che quindi esatto. non c'è realtà. È una tutto... roba terribile. È una roba terribile. Ma nella vita reale è una roba terribile. Sì. Cioè uno che ti dice una cosa e poi fa esattamente l'opposto, sì. Continuamente. Esatto, quindi io ve lo consiglio caldamente, sì. E appunto è una lettura tra l'altro veloce, veloce, scorrevole tra virgolette, sì, nel no, senso scorrevole che perché è facile, sì. Facile, immediata, si capisce. E i disegni sono molto carini secondo me. E è un bel bianco e nero. È un bel bianco e nero e secondo me comunque, anche se l'allegoria è
non rubata, ma diciamo prestata da Orwell, sì, funziona comunque molto bene. Diciamo un omaggio. È un omaggio, sì, sì. E funziona bene. Sì, funziona molto. Mm. E si legge velocemente. Eh sì. E comunque tutti gli animali sono uguali, alcuni sono più uguali degli altri. Alcuni sono più uguali. Passiamo al secondo, peraltro sempre l'autore è sempre lo stesso, quindi è un po' un video monografico. Non l'avrei detto, scusa, perché con i nomi io sono un po' così. È un video un po' monografico. Mi ricordo 4 secondi dopo che me l'avete detto, quindi... Il Ruspa, di sempre, Stefano Antonucci, che sembra un po' la pimpa, sì, sì, direi che è volutamente un po' pimpa. Qua, se prima era il capitano, qua è il Ruspa, direi che insomma ci siamo capiti. Io continuo a non fare nomi, però. No, anche se in realtà, cioè... gli stiamo un po' facendo pubblicità in un momento un po' di decadenza, anche il suo è vero, momento. Sì, ma infatti non facciamo il nome, io non l'ho mai fatto, non ho mai ripubblicato le stronzate delle persone che non ritengo debbano ricevere visibilità, cioè, dalla sottoscritta, insomma, quindi, tutto sommato è consiglio dei fumetti, cioè, credeva di essere veramente il capitano, il Ruspa, e poi è arrivata una donna. Sì, non avevo notato che c'è il prezzo dietro che è 10 rubli. Vabbè, fa molto ridere. No, dietro c'è una citazione di Noam Chomsky, che è: la propaganda è in democrazia ciò che il randello è in uno stato totalitario. Giusto per rimanere sul tema della propaganda. Okay. Allora, questo più che un fumetto in realtà è una raccolta di strisce intervallata da qualche giochino. Giochi, parole crociate, cose varie. Molto. È una poesia. Ah sì, c'è anche il sogno del Ruspa. Sì. Bello. Sì. E c'è anche questo è uno dei miei giochi preferiti. Anche di provare le differenze. Sono fortissime. Io no, invece sono fortissime. Terribile. Comunque questo è decisamente più comico, sì. Irriverente. Sì. Ovviamente è un comico che comunque, cioè, non è che proprio faccia ridere, perché poi comunque anche questo non è ispirato a fatti reali, no. Ma a persone reali, sì, e comunque a mentalità reali. Mentalità reali. È ispirato a mentalità reali. Il Ruspa nella prima avventura, il Ruspa e la campagna elettorale permanente, si pone questo problema, perché a lui piace dare fuoco agli animali e il sole che è il buonista gli dice: ma no, non dovresti dare fuoco agli animali, non si fa. E lui, cioè, ci rimane male, perché fondamentalmente il Ruspa vorrebbe piacere a tutti, però vorrebbe anche continuare a bruciare gli animali. E questa cosa capisce che non funziona, perché non tutti sono d'accordo con bruciare gli animali. Esatto. E allora, niente, per farla breve, capisce che se la racconta bene, se la racconta molto bene, in realtà non è proprio lui che lo capisce, c'è un consigliere. Sì. C'è un consigliere, sì, c'è un verme. Che è un consigliere, che gli spiega che fondamentalmente se tu racconti bene le cose alla gente, poi li convinci. Esatto. E si danno fuoco da soli. Esatto. Cioè. Questa è la realtà. E questo è un libro comico. Ma è un libro comico, no. È carino, nel senso che ha dei bei disegni pimposi. Sì, no, ha dei disegni molto belli, guardate il Ruspa com'è accattivante, col suo sguardo fiero, intelligente. E no, vabbè, anche questo lo consiglio, diciamo, però questo sì, più per farsi 4 risate, sì. Un pochino. Sì. Per sdrammatizzare. Sì, è difficile sdrammatizzare drammatizzando, però insomma. Sì, no, mi sono piaciuti tutti e due, nel senso, sono carini, arrivano al punto tutte e due per due strade diverse, cosa che fa spesso la matematica, e quindi possiamo credere. Secondo me sono tutte e due, appunto, in maniere diverse, due fumetti comunque che hanno la loro importanza, perché appunto è molto chiaro e palese da entrambi quale sia il marcio che sta dietro un certo tipo di propaganda, ed è un argomento che è molto importante e che va capito da molto presto. Subito, ragazzi, per favore, subito. E... ora. Cioè, ieri. Esatto. Il libro delle medie, su qualunque libro delle medie, viene spiegata la seconda guerra mondiale, ma come ci si arriva? Come ci si arriva a sto benedetto ventennio? Viene spiegato sui libri di storia, ma proprio basta leggere. Poi, se non ce la fate, se vi siete scordati, se qualcuno vi ha mentito, non avete capito lì, potete capire qui, cioè con questi fumetti, sì. Potete capire
magari parlando. Sì, perché il concetto ascoltando. In realtà è molto semplice, molto semplice. Molto semplice. È molto facile. Vi ingannano. Sì. Cioè, vi mettono una bella facciata e dietro. No, questo 25 aprile, ma tutti i giorni cerchiamo di riflettere, cerchiamo di andare nel profondo delle cose. Leggiamo tanto, perché è una cosa importante. Leggiamo sia romanzi che fumetti, leggiamo tutto, cerchiamo di capire le cose, cerchiamo di andare oltre. E soprattutto ricordatevi una cosa: il 25 aprile è divisivo solo se sei fascista. Ciao, buon 25 aprile! Era lo slogan di Arci, che è molto carino. Hanno fatto un tot, quello principale visto. È il 25 aprile è divisivo solo se sei fascista, oppure c'è il 25 aprile è divisivo se sei razzista. L'ho trovato. Quello non l'avevo visto, quello perché stesso, quello principale è quello. Okay. Lo trovo molto bello. Molto, è molto adatto. È molto adatto e quindi sì. Sì, è molto adatto. Il 25 aprile è divisivo. Sì, uno, cioè, nel senso che cercano di cambiare i fatti. I fatti sono quelli, non li puoi cambiare. No. Ancora, buon 25 aprile. Ciao. Bello. Ok.